Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura alla pagina dedicata all'emergenza Covid, sono ripresi i tamponi in aeroporto a Pescara. Il livello di guardia è stato rafforzato dopo il boom di casi di variante Delta registrati nelle ultime ore in Abruzzo. Particolare attenzione per i rientri dalle mete turistiche, ce ne parla Stefano Recanati. Vedendo comunque che con i tamponi rapidi, o non vuoi, sono uscite molte persone positive, secondo me è sempre meglio fare un doppio controllo. Anche col fatto appunto che c'è stata la partita degli europei in Inghilterra, questo ho avuto in prima persona, ho conosciuto insomma amici e colleghi che sono stati allo stadio, hanno fatto il tampone rapido prima di entrare e sono risultati positivi il giorno dopo. E questa la testimonianza di Noemi, la prima passeggera a sottoporsi al tampone molecolare appena scesa dal volo arrivato da Londra. Il primo dopo l'ordinanza della regione Abruzzo che, a seguito del costante incremento della variante Delta, ha deciso di sottoporre a tampone molecolare chiunque arrivi da fuori nazione, soprattutto Malta, Spagna e Regno Unito. Le attività sono cominciate nella giornata di ieri, quando sono stati controllati già una settantina di passeggeri. È un'azione condivisa con la Regione Abruzzo in cui crediamo tutti gli operatori, noi come Saga, la Regione Abruzzo, la ASL, l'USMAF, e tra l'altro per i primi giorni abbiamo riscontrato anche un buon tasso di partecipazione che ci lascia sereni per il futuro. Oggi è arrivato questo volo da Londra, Londra che è anche un po' il centro principale di questa variante Delta, e voi subito pronti a effettuare i tamponi. Ricordiamo anche che per chi arriva da Londra c'è comunque la quarantena di 5 giorni. Esattamente, questo già era previsto prima dell'iniziativa della regione col tampone obbligatorio alla discesa dall'aeroporto e continua questa misura. In più c'è questo tampone obbligatorio che fa star sereno sia i passeggeri sia tutti i residenti della regione Abruzzo. Ieri è arrivato il primo aereo da Malta e ci siamo fatti trovare pronti come struttura aeroportuale. C'è stato un alto tasso di partecipazione, 65 su 70 passeggeri arrivati hanno effettuato il tampone. I risultati non li sappiamo, probabilmente neanche li sapremo perché sono dati riservati e sensibili che la ASL ha in suo possesso e comunicherà gli eventuali positivi. Ecco, nei prossimi giorni comunque arriveranno altri voli e voi siete già pronti per continuare questo screening di massa. Sì, sono molto felice sia del primo giorno, sia di come abbiamo impostato insieme alla ASL e all'USMAF, l'unità di sanità marittima, l'impostazione proprio logistica. Abbiamo un volo al giorno tutti i giorni e il sabato due, tra cui quello proveniente da Londra che arriva alle 10 di sera, dove abbiamo già chiesto a tutti gli operatori di rafforzare, le unità di personale per non far stare troppo tempo in aeroporto e magari scavallare oltre la mezzanotte i passeggeri e recare qualche disguido, qualche brutta esperienza a chiunque scenda da Londra. E a questo proposito sono emersi i primi casi di contagio all'aeroporto, 9 positivi al Covid su 65 persone di ritorno da Malta che ieri sono state sottoposte a tampone appena sbarcate all'aeroporto d'Abruzzo. La task force regionale per precauzione ha deciso di porre in isolamento fiduciario per 14 giorni tutti i 70 passeggeri del volo, anche quelli con Green Pass, perché considerati contatti stretti dei positivi. Ma ora allora vediamo nel complesso il bollettino Covid di questa giornata. Sono 42 d'età compresa tra 3 e 70 anni, i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo. Dei contagiati 16 sono residenti in provincia di Pescara, 13 in quella di Teramo, 9 nel Chietino e 7 nell'Aquilano. È quanto emerso dall'analisi di 3.803 tamponi molecolari per un tasso di positività poco oltre l'1%. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512, 39 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 935, 3 in più rispetto a ieri. 25 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. Uno è in terapia intensiva, mentre gli altri 909 positivi accertati, 6 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E da quando è iniziata la pandemia un ruolo fondamentale per le diagnosi, il sequenziamento e lo studio del virus l'ha avuto sicuramente l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, da dove arriva un ulteriore messaggio. Il vaccino è l'arma principale per affrontare il Covid, il servizio.
Direttore, durante i mesi anche più critici della pandemia sicuramente c'è stato uno sforzo notevole da parte di questa struttura, parliamo dell'istituto zooprofilattico di Teramo, in qualche modo ha dovuto anche cambiare dei ritmi di lavoro all'interno e soprattutto diventare il cuore pulsante vivo della lotta contro la pandemia. Com'è cambiata tutta la macchina di lavoro all'interno? Io lavoro in istituto dal 1983, quindi sono passati praticamente quasi 40 anni e non ho mai vissuto un'esperienza come questa, nel senso come coinvolgimento del personale, come risposta del personale, risposte spontanee con una motivazione sorprendente e che ci ha consentito di riorganizzare rapidamente i nostri laboratori e di concentrare gli sforzi su attività che già svolgevamo su altre malattie, su altri virus, e in poco tempo siamo riusciti a concentrare l'attenzione e le attività di oltre 100 dipendenti nella diagnosi del SARS-CoV-2, che ovviamente non è solamente un fatto analitico, ma l'impegno inizia dal ricevimento, dall'accettazione dei campioni. Come sarà il nostro autunno in Abruzzo, legato sempre alle previsioni del virus? Le previsioni sono sempre molto difficili da fare, soprattutto in questo caso. Secondo me il tutto dipenderà dalla campagna vaccinale. Ritengo che la vaccinazione sia l'arma più importante che abbiamo a disposizione, ma contestualmente i servizi sanitari dovranno rafforzare e potenziare le attività di screening con test antigenici e molecolare, attivare tutte le procedure per il rintraccio e per la messa in quarantena dei contagi dei casi positivi, potenziare l'attività di sequenziamento. L'attività di sequenziamento in questa fase è estremamente importante, consente di monitorare l'evoluzione dell'infezione e nello stesso tempo l'evoluzione del virus. E ora la politica, il documento di economia e finanza è in discussione nella commissione bilancio del Consiglio regionale. Secondo il capogruppo del Partito Democratico, Silvio Paolucci, è estremamente deludente, mentre Fratelli d'Italia replica all'attacco del capogruppo pentastellato Sara Marcozzi. Andrea Costantini. Approvato dalla Giunta regionale nei tempi previsti, entro il 30 giugno il DEFR, documento di economia e finanza regionale, ha iniziato l'iter consiliare ed ora è discusso in commissione bilancio. Si tratta di uno strumento fondamentale di programmazione che definisce gli obiettivi della manovra del bilancio regionale. Un documento che però il capogruppo del PD Silvio Paolucci ha definito estremamente deludente. Non si dice nulla per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse europee del PNRR. Poco o nulla rispetto alla programmazione europea dei fondi 21-27. Non c'è una strategia di rilancio del settore produttivo e politiche attive del lavoro per incrementare l'occupazione nella nostra regione. Tutti gli atti della programmazione per quanto riguarda la sanità sono fermi alla scorsa legislatura e nulla si indica in questo documento, così come il grande tema dei corridoi adriatico e la trasversalità o la questione ancora relativa ai trasporti, dove si continua a privatizzare. Una parte del DEF inoltre è dedicata alla rendicontazione del Cura Abruzzo 1 e 2. Bene, a 16-18 mesi dall'approvazione di quelle norme solo il 50% di quelle risorse è stato erogato. Ecco perché siamo fortemente critici e daremo battaglia nel confronto rispetto a questo documento. Sulle discussioni in Commissione Bilancio ieri con una nota si era espressa Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, parlando di una fase di stallo alla messicana, una paralisi dovuta alla disorganizzazione dei lavori tra pretese confliggenti all'interno della stessa maggioranza, mancanza di programmazione e di coperture addirittura per gli interventi approvati a dicembre in legge di bilancio, con tanto di indice puntato verso Fratelli d'Italia. Pronta la risposta del partito della Meloni con una nota congiunta firmata dall'assessore Guido Liris e dal capogruppo Guerino Testa. Il governo regionale sta svolgendo il proprio lavoro portandosi oltre le previsioni, il Movimento 5 Stelle è nel governo nazionale, la consigliera e il suo partito alzino le barricate affinché l'Abruzzo abbia dal Ministero quanto dovuto per compensare alle regioni le minori entrate da Covid. Cambiamo argomento, pugno duro del regime cubano con centinaia di arresti negli ultimi giorni da parte della polizia. È tanta la preoccupazione anche dei molti cubani che vivono qui in Abruzzo. Domani ci sarà un sit-in a Giulianova. Il servizio è di Paolo Renzetti.
Dopo quasi 30 anni a Cuba sono tornate le proteste di piazza. In decine di migliaia sono scesi in strada invocando libertà. Nel paese caraibico episodi simili si erano verificati solo nel periodo della grave crisi del 1994. Proteste che hanno coinvolto una quindicina di grandi città, compresa la capitale La Habana. Manifestazioni di massa causate dal collasso economico in atto e dalla pandemia, tra penuria di beni alimentari nei supermercati, blackout energetici e impennata delle infezioni da coronavirus. La gente chiede libertà, ma soprattutto cibo nei centri commerciali, vaccini e medicine. È un momento molto difficile per Cuba, c'è una repressione in atto nel paese caraibico, una delle mete più ambite anche da parte degli italiani. Siamo con Keila Barrios, una cubana che vive da diversi anni in Italia ma che ha i familiari a Cuba. Una situazione molto difficile. Che sta accadendo in questo momento a Cuba? A Cuba c'è una guerra civile da 3 giorni fa. Il motivo c'è che il popolo non ce la fa più. Dopo 60 anni di repressione, di dittatura, la causa è stata il problema del coronavirus e anche le scelte sbagliate del governo. E i centri commerciali dominati i negozi MLC costano 5 volte di più che in Europa, mentre il salario di un cubano è di $25 mensile, sarebbe la metà. La carta di credito sarebbe la PostePay, se ricarica dall'estero. Chi non ha parente all'estero non puoi mangiare, muori di fame. Una situazione difficile, lei ha la sua famiglia a Cuba, cosa le raccontano di quello che sta accadendo in questi giorni? È una situazione molto dura. Allora, il presidente Díaz-Canel le ha detto alla polizia cubana che può fare, i comunisti possono fare quello che vogliono fare, cioè, diciamo, possono andare per le strade, menarle alle donne, menarle ai bambini, alle persone che stanno combattendo per questa cosa di un popolo migliore, capito? E noi di qua d'Italia vogliamo fare anche una Cuba migliore, una Cuba libera. Sono tanti cubani anche qui in Abruzzo, voi siete in contatto come comunità abruzzese di Cuba e state seguendo con grande apprensione quello che sta accadendo. Sì, siamo tanti e domani 15 alle 21 di sera vogliamo fare una manifestazione pacifica e riunirci tutti insieme per aiutare il popolo cubano. La faremo lì a Piazza del Mare e speriamo di fare questo bene, perché vogliamo una Cuba libera, veramente. E tra l'altro con il coronavirus la situazione è diventata ancora più pesante per tanti cubani. Sì, il governo comunque ha rifiutato gli aiuti dell'ONU, delle altre nazioni, degli Stati Uniti e anche dell'Europa. Situazione quindi difficile, voi sperate insomma che le cose possano migliorare nelle prossime settimane? Sì, speriamo bene che possano migliorare. Andiamo a Pescara, partiranno lunedì i lavori di riqualificazione del verde urbano su Corso Vittorio Emanuele. La tipologia degli interventi in programma prevede anche particolari trattamenti biologici fitosanitari. Un investimento di 350.000 euro per la riqualificazione del verde urbano in Corso Vittorio Emanuele. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato il progetto esecutivo che da lunedì prossimo vedrà come primo atto il taglio dei lecci che costeggiano la carreggiata del principale corso cittadino. Si tratta di alberi compromessi e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. Poi a settembre via alla piantumazione dei nuovi alberi che, come sottolinea il sindaco Carlo Masci, andranno a rivitalizzare il verde cittadino. Noi l'avevamo detto in campagna elettorale, ci stanno alcune vie fondamentali per la nostra città come Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto, sono il biglietto da visita di Pescara, che si trovano in condizioni vergognose da diversi anni, con i lecci totalmente secchi, c'è tutta una situazione ammalorata che doveva essere necessariamente recuperata, quindi abbiamo trovato le risorse e abbiamo fatto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la ripiantumazione degli alberi su Corso Vittorio Emanuele, e oggi partiamo con i lavori perché nei prossimi giorni la ditta che ha vinto l'appalto effettuerà l'eradicazione delle piante, quindi eliminerà le piante da Corso Vittorio Emanuele, quelle piante che sono totalmente secche, e
poi a settembre, con la stagione della piantumazione, ripianteremo le piante sul corso Vittorio Emanuele, piante che saranno piantumate in modo tale da far vedere anche il cambio delle stagioni, una nuova corso Vittorio Emanuele, quello volevamo e lo facciamo anche in tempi abbastanza brevi. Ci sarà l'interdizione al traffico anche pedonale in questi giorni di lavoro? Non credo, si lavorerà senza creare problemi alla viabilità, d'altronde si lavora sul marciapiede con l'eliminazione delle piante. Avete fatto un tavolo tecnico con le associazioni di categoria che tutelano l'ambiente per questo? Abbiamo messo a conoscenza tutti di questo lavoro e riteniamo che l'amministrazione comunale voglia riqualificare quell'area, perché ci teniamo in modo particolare in quanto quelle piante ormai purtroppo sono morte tutte. Sono ripresi i lavori alla scuola dell'infanzia di Colle Atterrato a Teramo, iniziati nel 2016, erano stati più volte sospesi. L'inaugurazione dell'edificio potrebbe avvenire in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico. Adesso ci troviamo nella condizione di aver ripreso i lavori, di aver veramente dato un nuovo impulso. La ditta sta lavorando già da lunedì, lavorerà tutto il periodo estivo affinché la scuola possa essere riconsegnata prima della riapertura dell'anno scolastico. Devo dire che non è un giorno di festa, perché oggi cerchiamo di recuperare forse un tempo perso dovuto a mille fattori del passato e in qualche modo chiediamo scusa ai cittadini, ma posso dirvi che ogni giorno della mia attività amministrativa che ho fatto insieme al sindaco D'Alberto è stato volto affinché questa scuola potesse veramente tornare ad essere fruibile non solo alla collettività ma anche alle istituzioni studentesche. Sono lavori edili per circa 180.000 euro e 60.000 euro di impiantistici, per cui non sono pochi, ma nello stesso tempo abbiamo lavorato precedentemente affinché già il tutto potesse essere organizzato. Ho preso già contezza la ditta che dovrà ultimare gli impianti per poter riportare a conclusione. Devo dirvi che è veramente un momento importante per noi, un momento importante per tutta la collettività teramana, perché questo è il modo di agire quando si interpreta gli interessi di una collettività. Dal punto di vista amministrativo siamo intervenuti appunto per risolvere una questione che si era interrotta a seguito di una serie di vicende anche amministrative e burocratiche che in realtà, e questo è il vero problema, scontavano un problema a monte, all'origine del procedimento. Questo deve essere anche un segnale importante per tutte le opere pubbliche, soprattutto sulle scuole, per le quali le procedure devono essere seguite con grande puntualità, attenzione, e soprattutto l'esecuzione dei lavori deve essere monitorata costantemente. Siamo riusciti attraverso un atto di giunta a riprendere in mano la situazione, e questo ci ha consentito assolutamente di ripartire e di dare una prospettiva appunto di riapertura dei lavori e, aspetto molto importante, di recupero di una scuola, di restituzione di uno spazio importante e fondamentale per la frazione di Colle Atterrato. L'ente manifestazione ha detto no allo svolgimento dei premi internazionali Flaiano all'interno del Teatro d'Annunzio per l'edizione del prossimo anno, quella 2022. Così, dopo 48 anni, il premio intitolato all'illustre scrittore pescarese rischia di salutare la città adriatica. E il PD insorge, bisogna credere di più nella cultura, fanno sapere gli esponenti politici. Il servizio. Siamo davanti all'auditorium Flaiano, e proprio il Flaiano è il punto al centro, i premi Flaiano, al punto di questa conferenza stampa che avete indetto questa mattina. Pescara che rischia di perdere il premio più importante in città. Prosegue la desertificazione culturale di questa città, ad opera di questa giunta, in una maniera che neanche noi ci potevamo immaginare. Dopo aver spento tutto ciò che di nuovo, interessante, stava crescendo in questi anni a Pescara, dopo aver chiuso i rubinetti a tutte le iniziative, le centinaia di iniziative cittadine, facendo un unico festival su cui tutto era concentrato a livello economico, il Festival d'Annunziano, si arriva addirittura a picconare uno dei capisaldi culturali di questa regione. All'inizio di quest'estate, a fronte di un programma culturale piuttosto sbiadito e insufficiente, ci si vantava dell'ente manifestazione e del primo Flaiano, che sono due istituzioni importantissime nei quali il comune non ha nessun merito, perché esistono, come sappiamo, da moltissimo tempo. Ebbene, adesso riescono a far fare, attestate da questi enti,
Giunta, all'ente manifestazioni che viene a negare lo spazio al proprio interno, ai premi Fraiano, che sono appunto una delle poche cose rimaste in piedi ancora con grande valore, grande prestigio, grande partecipazione in questa regione. Beh, una cosa incredibile, se una Giunta non riesce neanche a far sì che ci sia una sintonia tra le varie enti e non batte ciglio dinanzi alla possibilità gravissima e unica nella storia di questa città che il primo Fraiano vadano addirittura in un'altra città, beh, credo proprio che questa amministrazione continui a dimostrare che non importa nulla della cultura, che però è una delle cose principali e più importanti della vita di questa città, che sa amare e frequentare la cultura, nonostante questa Giunta voglia il contrario. Il sindaco comunque in questi giorni ha già detto che non ci sarà nessun pericolo perché il premio Fraiano possa uscire fuori dalle mura della città di Pescara, ci credete? Naturalmente io ho fiducia nelle parole del sindaco, ma è gravissimo che si sia ad oggi risposto un no alla possibilità di organizzare il Fraiano a Pescara. Poi si può porre rimedio, sicuramente noi sosterremo qualunque ipotesi che possa porre rimedio a questa, penserà il sindaco, altri, siamo assolutamente a favore, deve rimanere a Pescara, però soltanto che si sia creato questo grave incidente, questo rischio concreto che su tutti i giornali di oggi, beh, è una cosa davvero davvero che non ci aspettavamo. Salta anche quest'anno la festa di Sant'Andrea, ne ha dato notizia il presidente di Confcommercio Riccardo Padovano a seguito della riunione di oggi del comitato organizzatore. La festa della marineria pescarese, in programma per tradizione l'ultimo weekend di luglio, vedrà solamente il rito religioso, ovvero la messa nella parrocchia di Sant'Andrea e a seguire la processione dei pescherecci in mare con la statua del santo. La festa, che da sempre è uno degli eventi estivi più importanti della costa, è quindi mutilata del suo aspetto laico e sociale. Non ci saranno le giostre, non ci saranno gli stand e lo street food e non ci sarà il conclusivo spettacolo pirotecnico che quest'anno era stato annunciato particolarmente ricco. Il motivo è la preoccupante avanzata della variante Delta in Abruzzo, responsabile di una parte sempre più consistente dei contagi. La festa di Sant'Andrea era stata annullata anche l'anno scorso, sempre a causa Covid, l'ultima edizione quindi quella del 2019. Nove squadre di Teramo e provincia si sfideranno sul campo nei pressi del Cinema Smeraldo per la 10ª edizione del torneo antirazzista. Saranno giorni dedicati non solo allo sport ovviamente, ma anche al confronto su molte tematiche politiche e sociali. Il servizio. Da oggi fino a sabato saremo qui nel campetto nei pressi del Cinema Smeraldo per il 10º torneo antirazzista, un torneo che sia di calcio ma anche di sport popolare. È un torneo che vedrà sfidarsi 9 compagini della città di Teramo che fanno riferimento a situazioni politiche oppure anche a territori della provincia, e anche una squadra dello Sprar formata dai fratelli migranti, che si sfideranno fino a sabato per conquistare questo premio, un premio soprattutto simbolico che ci darà la possibilità di parlare di due temi importantissimi, quali dell'antirazzismo e dell'antifascismo. Come Azione Antifascista Teramo e come Casa del Popolo organizziamo questo torneo appunto da 10 anni, un torneo che vuole sia mettere al centro gli aspetti sportivi, quindi il confronto agonistico tra queste realtà, ma anche i temi militanti e di politica. Quindi oggi parleremo anche di Genova, proiettando un film che ricorda quelle giornate terribili che videro l'uccisione di Carlo Giuliani e la mattanza della scuola Diaz, che sono ancora impressa davanti agli occhi di moltissimi italiani. Domani parleremo invece di una guerra a basso raggio, che è quella in Donbass, in Ucraina, quindi nel cuore dell'Europa, con la presentazione di un libro con l'autrice Sara Reginella, il titolo è Donbass, la guerra fantasma. Venerdì presenteremo il progetto Un anno con Culone, un progetto a cui siamo particolarmente legati, che ci ricorda un fratello, Valerio Giannobile, che ci ha purtroppo lasciato, e faremo una donazione a una famiglia indigente della città di Teramo. Per finire sabato con un confronto tra le realtà militanti, in base a quello che sta succedendo in Italia con le aggressioni di stampo fascista fuori alle fabbriche, Lucconi che hanno portato anche l'uccisione di Adillo, un rappresentante sindacale, e sabato anche una giornata di sport popolare che proviene dal basso, con un allenamento di pugilato con la palestra popolare di Perugia e un allenamento di rugby aperto a tutti e tutte. E ora lo sport, partiamo dal calcio. Dopo aver declinato la proposta del Ferencváros, il Pescara sta definendo la cessione di Masciangelo al Benevento. Quella del laterale romano potrebbe essere l'unica cessione prima che la squadra parta per il ritiro di Palena, dove domani inizierà a lavorare agli ordini del neotecnico Gaetano Oteri.
Edoardo Masciangelo si appresta a lasciare il Pescara, in dirittura d'arrivo la cessione del laterale mancino romano al Benevento. Masciangelo nei giorni scorsi era stato accostato agli ungheresi del Ferencvaros, le cui intenzioni erano serie, ma la proposta di acquisizione in prestito presentata al Pescara era stata rimandata al mittente dal presidente Daniele Sebastiani. Al Benevento Masciangelo, legato al Delfino con contratto fino al giugno 2024, andrà a titolo definitivo, potendo così continuare a giocare in cadetteria, dove col Pescara ha collezionato 53 presenze, nessun gol, ma con il rigore della salvezza calciato a Perugia lo scorso agosto come momento più bello della sua parentesi adriatica, per quanto tutto ciò sia stato vanificato dalla recente retrocessione. In attesa di capire quali saranno i destini di Luca Crecco e Mardoshin Zita, la partenza di Masciangelo apre un varco sulla corsia mancina che il tecnico Gaetano Oteri colmerebbe volentieri con Daniele Sarzi Puttini, 25enne laterale sinistro di proprietà dell'Ascoli, col quale ha appena partecipato al raduno di Castel di Lama in vista della partenza di sabato a Cascia e che l'allenatore di Floridia ha avuto con sé lo scorso anno al Bari. Per il Pescara il ritiro scatterà domani e la società è al lavoro per ufficializzare alcuni innesti dopo quello annunciato la scorsa settimana con la firma del centravanti Michael De Marchi. I difensori Julian Ijanes dalla Fiorentina e Davide Zappella dall'Empoli, il centrocampista Marco Pompetti dall'Inter. Tutte operazioni in dirittura d'arrivo, anche se il mercato in entrata, in buona parte frenato, risente di uscite non semplici da portare a termine. Masciangelo dunque può essere un tassello. Nelle ultime ore l'Avellino sta verificando la possibilità di acquisire il cartellino di Gennaro Scognamiglio. Il giocatore piace molto agli irpini, ma la fattibilità economica dell'operazione, tra prezzo del cartellino e ingaggio, è tutta da trovare. Così al momento resta in organico Valdifiori, che non sembra essere un profilo adatto al calcio di Auteri. Lo è Galano, che può far parte del progetto tecnico e da quel punto di vista può essere visto come un lusso per la categoria. Ma col rientro in città del giocatore, la società capirà meglio quali sono le sue intenzioni, se c'è la voglia di calarsi nella categoria e se ci sarà bisogno anche di sedere a tavolino per il rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo giugno. La pallavolo, con l'arrivo del neo allenatore Daniele Rovinelli e la ristrutturazione in meglio della rosa, l'Abba Pineto non si nasconde e punta al salto in A2, come ha confermato ai nostri microfoni il team manager Dario Daroit. Ascoltiamolo. È una stagione diversa da quella dell'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati in punta di piedi e siamo riusciti a fare un campionato importante, siamo riusciti in semifinale, playoff. Quest'anno abbiamo allestito una squadra buona, diversa, non più così giovane, però c'è da dire una cosa, che finalmente la 3 comincia a avere il suo giusto richiamo per quelli che sono gli atleti che giocano nei campionati superiori. Difatti il livello si è molto alzato, le squadre sono molto più competitive, abbiamo società che hanno investito parecchi soldi e squadre come può essere Palmi, le squadre di Lecce, Tuscania, che sono squadre che sulla carta come noi vogliono provare a fare il salto di qualità. La nostra società è una società che vuole salire, vuole andare su, perché ritiene giusto che l'Abruzzo abbia, oltre che Ortona, anche un'altra squadra di Serie 2. Faccio i complimenti, già che ci sono, e approfitto, all'Altino, che è salita in A2 con le ragazze dopo tanti anni. Questo è dimostrazione che questa regione è una regione che può fare tanto. La sport della pallavolo ha tradizioni vecchie, antiche, perché ha avuto squadre di Serie 2 per tanti anni, quindi speriamo che non solo l'Abba ma anche tante altre realtà e tanti altri sport si avvicinino al nostro sport, creando quella sinergia che permetta a tante società di arrivare poi al vertice. Termina qui questa edizione del TG6, tutti i nostri servizi sono sul canale YouTube dell'emittente e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.